Ciao ragazzi, bentornati in un nuovo video. Allora, oggi un video recensione. Come ben sapete, siamo quasi agli sgoccioli, anche se ho tantissimi prodotti ancora di cui vi devo parlare, ma siamo oramai quasi agli sgoccioli perché ho quasi terminato tutto l'accumulo di prodotti che avevo nel bagno da provare, da consumare. Ho trovato la pace con la mia nuova routine, ovvero quella vecchia. Prima o poi ve la farò vedere, ve la sto facendo vedere pian pianino. Vi ho già fatto vedere quella Olaplex del dopo mesh, alternata una settimana sì, una settimana no, nel mese successivo. Vi ho fatto vedere la routine in pacchi pre-shampoo, quella ovviamente che parte dal dopo mese mesh Olaplex, che si va a alternare una settimana sì, una settimana no, ma ne abbiamo già parlato. Mi manca l'ultima parte, ovvero la routine shampoo. Ve la farò a breve, prima o poi, perché ho una marea di video da farvi, ho una marea di prodotti accumulati terminati, perché appunto, come vi stavo dicendo, mi sono data al consumo di tutto quello che avevo in casa, perché oramai ho deciso di tornare alla vecchia routine e di restare con quella, perché non, diciamo che mi pento tra virgolette di averla sospesa per tutto questo tempo, perché mi ci trovavo benissimo e perché da quando l'ho ricominciata saranno ormai 4 mesi, ho iniziato a gennaio, quindi gennaio, febbraio, marzo, registro di 24 aprile, non so quando vedrete questo video, spero a breve, perché a causa dei video pasquali che non dovevo fare, mi sono trovata con tutti i video che avevo registrato slittati di un mese, cioè tipo pochi giorni fa avete visto un video registrato tipo i primi di marzo, quindi ho detto tutto, comunque pian pianino recuperiamo. A parte ciò, quindi sono gennaio, febbraio, marzo, registro di 24 aprile, sono oramai quasi 4 mesi che sono tornata alla mia nuova routine, che è quella vecchia, e sinceramente i miei capelli li vedo veramente rinati, e quindi mi sono detta perché l'ho abbandonata, però fondamentalmente l'ho abbandonata perché volevo provare tantissimi altri prodotti, ero curiosa, ma anche perché diciamo che nell'arco di tutto questo provare tantissimi altri prodotti magari avrei potuto trovare qualcosa che mi piaceva davvero tanto, e così non è stato, o meglio, è stato per alcuni prodotti, tipo il leave-in, ho trovato il leave-in della mia vita, ma così non è stato ancora per altri prodotti, questi alla fine vincevano sempre su tutto. Ma veniamo a noi, allora la recensione di oggi parliamo di questa maschera che ho terminato. Questa è la maschera modellante Ricci effetto idratante e anticrespo ed è di Giada Cosmetics. Allora ragazze e ragazzi, parliamo di questa maschera. Ho utilizzato questa maschera in vari periodi della mia vita capellifera, o meglio della loro vita, in periodi di estrema secchezza, in periodi di benessere, e alla fine del video vi dirò come sempre il mio pensiero, ma magica listina dei punti salienti di cui parlarvi, o meglio che cos'è, vi ho già detto, è una maschera. È adatta al Curly Girl Method? Sì, perché comunque il Curly Girl Method io non l'abbandono, continuo a utilizzare esclusivamente prodotti adatti al metodo. Poi, idratazione, punto dolente. Allora, ho visto qualche recensione di questo prodotto tantissimo tempo fa, prima di acquistarlo, e ho visto una profusione di idratazione dovunque. Ragazze, io sarò sempre quella controcorrente, che vi devo dire, più che io e i miei capelli, ma allora, se vi devo dire che ho sentito questa grande, grandissima, potentissima idratazione, no, l'ho sentita mediamente idratante, l'ho provata sia su un periodo buono che su un periodo non buono. Ma vi dirò, se vi dovessi dire wow, capelli super idratati, anche dopo shampoo mi sentivo un capello wow, no. Mi sentivo un capello comunque su cui avevi messo una maschera, ma non sentivo questa profonda idratazione, non sentivo questa profonda morbidezza. Cioè io oggi sono ho fatto lo shampoo sabato, quindi sabato, domenica, lunedì, martedì, oggi lunedì, sono 3 giorni, io mi sento ancora i capelli molto molto morbidi, non so se si vede, nonostante siano pieni di gel,
hanno una morbidezza estrema e il gel ovviamente non si vede perché, come ben sapete, il cast non mi piace particolarmente. Mi piace il capello definito dal gel, ma il cast no, anche perché mi toglie volume. Comunque, torniamo a noi. Allora, quindi, quindi ho utilizzato un'altra maschera, quindi facevo un attimo un confronto. Questa maschera, sì, quando la mettevo la sentivo idratante al momento, ma neanche tantissimo, però la sentivo abbastanza idratante, però il tutto finiva lì. Poi, pesantezza non l'ho sentita assolutamente pesante, né a livello di prodotto quando lo mettevo, e sapete che io abbondo, né di prodotto sciacquato e quindi dopo il capello te lo senti pesante, assolutamente no. Poi, scivolamento, abbiamo uno scivolamento medio, quindi abbiamo anche uno scivolamento non vischioso come piace a me, ma comunque abbiamo uno scivolamento medio. C'è anche da dire che lo scivolamento tante volte dipende anche da, non solo dalla maschera, ma anche da come il capello. Se la maschera è proprio di quelle super super potentissime, wow, puoi avere anche la stoppa in testa, c'è uno scivolamento pazzesco. Altrimenti la maschera ti dà quella sensazione di capello vischioso, ma non tanto, ma non riesce nel caso tu abbia un capello estremamente estremamente rovinato. Nel mio caso l'ho utilizzata in entrambi i tempi, quindi capello rovinato e capello abbastanza sano, non mi ha dato uno scivolamento pazzesco vischioso come piace a me. Poi, prezzo, ragazzi, il prezzo, come sempre io non mi preparo, è un prodotto di Giada Cosmetics. Trovate il prezzo sul sito, perdonatemi, ma non mi sono preparata. Comunque non credo costi tantissimo, forse su 10, 12, 15 euro, non sono sicura. Magari sto dicendo un'eresia, l'ho comprata abbastanza tempo fa, quindi un po' di tempo fa, quindi non ricordo il prezzo. Poi, proteine. Allora, questa maschera fa due tipi, fa l'impacco con le proteine, questa invece è la maschera ed è senza proteine, quindi no proteine. Umettante, sull'umettante, io ogni tanto mi giro perché guardo la lista, dopo anni ancora non ho imparato a memoria tutte le cose che solitamente vi dico dei prodotti, o meglio, se andassi a braccio probabilmente riuscirei a dirvele in maniera non, cioè non lineare, confusionaria, passerei da una cosa all'altra per poi tornarci, perché sapete come sono, ma se devo seguire un copione sono una totale, insomma, non mi preparo, non ricordo. Allora, vediamo a noi, scritto in una maniera piccina e chiara, poco chiara, vediamo, modo d'uso, maschera, cioè ragazzi non trovo gli ingredienti. Allora, ingredienti... Ragazzi, io non trovo gli ingredienti, forse erano... Eccoli qui, qui su, piccolini, ma perché? Allora, dobbiamo vedere se è un prodotto umettante, quindi dobbiamo vedere se c'è glicerina e o se c'è l'aloe. Leggo un aloe un po' più su di metà inci, quindi abbiamo un prodotto umettante. Sì. Ma sinceramente io tutto questo grande umettamento non l'ho sentito, cioè l'ho sentito mediamente. Diciamo che questa maschera è piaciuta a tantissime, quindi secondo me è proprio un problema di mio capello che non ama forse particolarmente o non reagisce bene a questi ingredienti. Ripeto, mi è piaciuta, ma ve la so già... Ah sì, sono passata alla valutazione complessiva perché dopo umettante c'è la valutazione complessiva, quindi vi dico, mi è piaciuta. Però se vi dovessi dire che la ricomprerei, no. Quello che amo alla follia in assoluto di questo prodotto è il profumo. Ha un profumo paradisiaco. Penso di non aver mai nella vita provato un prodotto che avesse un profumo così bello. Se Giada facesse un profumo per capelli con questa profumazione comprerei 2000 boccette. Vi dico solo che ho lo spray, non lo spray, ho sì, lo spray acido, lo sciacquo acido della stessa linea con cui non mi sto trovando bene, cioè l'ho abbandonato per l'uso che ne è, lo utilizzo come profumo per capelli, quindi mi spruzzo una nuvoletta ogni tanto quando esco perché ha un profumo che non c'è.
È indescrivibile questo profumo. Ovviamente sapete la mia passione per i profumi dolci, quindi è un dolce. Ha un profumo fra... non so, fra il... ha un profumo di dolci, ha un profumo di marshmallow, ha un profumo... non vi so dire di che profuma, ma ha un profumo pazzesco, un profumo che dura. Io faccio lo shampoo il venerdì pomeriggio, il venerdì sera quando andavo a dormire. Io dormivo in una nuvola, dormivo in una pasticceria. Praticamente la fedra del mio cuscino profumava tantissimo di questo prodotto il giorno dopo. Per almeno il giorno dopo. Io poi sudo tanto, quindi mi riscaldo tantissimo la testa, sudo tantissimo, quindi sentivo ogni tanto questa nuvoletta di profumo che mi avvolgeva, pazzesco. Solo per il profumo merita 100-100. Purtroppo, per quanto riguarda me, come prodotto idratante, come maschera idratante, non mi è bastato, non ha aiutato quanto io volessi, e quindi diciamo che l'ho sentita idratante, ma per il mio tipo di capello non così esageratamente idratante quanto io pretendo, voglio e di cui ho bisogno. Quindi, detto questo, oggi una recensione velocissima, ragazze, non ci posso pensare, ho finito in 10-12 minuti. Detto ciò, voglio sapere invece voi cosa ne pensate di questo prodotto, se l'avete provato, se vi è piaciuto. Se vi è piaciuto, se lo ricomprerete, voglio sapere il vostro parere, il vostro pensiero, voglio sapere se vi trovate con il mio, con la mia recensione, o se non vi ci trovate. Mi raccomando, fatemi sapere qui sotto nei commenti. Come sempre vi ringrazio di essere qui, se siete di passaggio vi invito ad iscrivervi al canale, non dimenticate di cliccare sulla campanellina per essere sempre avvisati di ogni nuovo caricamento. Passatemi a trovare anche su Instagram, perché lì ci sono perennemente nelle stories tantissimo, anche nel feed. Venitemi a trovare anche su TikTok, ho aperto anche il profilo lì da un po', non ve l'ho mai menzionato perché ce l'avevo un po' abbandonato, ultimamente l'ho ripreso perché stavo un po' valutando di prendere una lunga pausa / lasciare YouTube, vabbè, ne parleremo magari più in là. E niente, lasciatemi un sacco di pollicini in su, vi lascio qui sotto tutti i miei link, quindi a YouTube, cioè YouTube è questo, a Instagram, a TikTok, eccetera, eccetera, eccetera. Mi raccomando, passatemi a trovare dovunque e io vi aspetto e vi mando un mille baci.